Franz Ferdinand The Fire, ma ora dal rock passeremo a un altro genere. Sono arrivati qui in studio degli ospiti giovanissimi, ragazzi, che bello, quanta gioventù qui a Radio Stella Città. Iniziamo con uno degli organizzatori dell'evento che si svolgerà ora il prossimo 26 luglio giù alla Marina, Piazzale degli Eventi, e stiamo parlando di Stefano Russo, ho detto bene? Sì, ha detto bene. Dammi del tuo, che è del lei? Io non sono vecchio, mannaggia. Senti, allora, come prosegue questa organizzazione del concerto Play Music Stop of the Violence, the concert? Questo concerto prosegue tutto bene, infatti c'è anche la compagnia di danza Ballet and Center che sì. parteciperà, che sì. avrà apertura e chiusura concerto. Poi c'è anche una band, The Sound of Silence, che sono dei ragazzi che vanno alla scuola Alamanzi. Oh, carinissimo. Poi ci stanno anche molte persone che si iscrivono da fuori che non sono di Civitavecchia, come un'altra band che è di Viterbo. Ottimo, quindi siamo, cioè, l'evento si sta allargando sempre di più, stiamo diventando sempre più famosi come città. Ci propaghiamo piano piano. Bravi ragazzi, ve le dovete prendere tutto il merito, assolutamente, perché è un'iniziativa veramente carina. Quindi, tanti giovani, tu mi hai parlato anche di scuola Manzi, quindi parliamo anche di ragazzi di 13-14 sì, sì. anni. Sì, che bello. Quindi giovani che sono comunque alle prime armi, che immagino che già siano bravissimi con gli strumenti musicali. Sì, ci provano e vengono lì a tentare, a tentare. Cioè, a divertirsi. Quindi ricordiamo, fino al 20 luglio, e correggimi se sbaglio. Fino al 23 è stata rimodificata la data. Oh, ecco, questa è una cosa molto interessante. Quindi fino al 23 luglio c'è la possibilità di iscriversi a questo evento che si terrà il 26 luglio giù alla Marina alle 21. E fondamentale, ricordiamo, il titolo del concerto è Play Music Stop the Violence, the Concert. Abbiamo delle tematiche molto forti che devono rappresentare anche leitmotiv delle canzoni che vengono presentate per questa iniziativa, giusto? Giusto. E cioè, ma già puoi farci qualche esempio, non lo so. Queste tematiche un po' l'urlo di sì. noi giovani, tipo la non violenza, l'ecologismo, la pace, l'amore, l'amicizia, la libertà, la convivenza, un po' le tematiche che ci toccano oggi. Ah, quindi bellissimo. Quindi siete voi proprio stessi a promuovere e a voler educare gli altri proprio al rispetto soprattutto dell'ambiente. Sì, sì. Vero? Giusto. Senti, ma qui a fianco, cioè qui, ovvero gli altri non lo vedono da casa, ma a fianco a te c'è un ospite, uno dei partecipanti a questa iniziativa. Lo vuoi presentare tu, perché è giusto, sei stato tu a portarlo. Si chiama Sadi Rob. Giusto. Sadi. Sadi Rob? No, Sadi, Roberto è il nome mio. Quindi abbiamo qui in studio Sadi, che è un artista emergente, perché sì, ti sì. possiamo definire emergente. Certo. Sei di Civitavecchia, sì. giusto? Quanti anni hai, te lo posso chiedere? 22. 22, quindi comunque giovanissimo, con un'esperienza musicale da quanto tempo che... Saranno 5 anni, penso, più o meno. Quindi hai iniziato già da un po' a... Sì. Qual è il tuo genere? Rap, hip hop, e infatti qui ora andremo ad ascoltare, purtroppo non la possiamo ascoltare tutta per motivi che non posso dire, però un piccolo accenno della canzone che parteciperà il 26 luglio, giusto? Sì. Alla manifestazione, ascoltiamola. La situazione è drammatica, drammatica, di inquinamento si muore, siamo i medici, sono tutti d'accordo, tranne qualche falso corrotto di alto livello che non conosce quale cosa sia la dignità. Come si muore per inquinamento? Perché quando noi diciamo così si pensa che uno non respira più. Non è così. Si muore per infarto, per malattie cardiache, si muore in modo acuto. Infarto, angina, aritmie avvengono già dopo poche ore dall'esposizione. Ma non solo, si muore anche per emorragia cerebrale. 30.000 attacchi di asma nei bambini sotto di 15 anni, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno. Voi capite che il dramma è grandissimo. Non potevamo stare zitti perché vengono emesse 8,4 milioni di tonnellate di fumi ogni ora, 17 ore al giorno, 6.000 ore l'anno. E nessuno parla della centrale di fumi che vengono da Civitavecchia. Che significa? Significa che non c'è nessuna informazione, nessuna. Nato ai piedi di una seminiera dentro una nuvola.
Bellissima questa canzone. Quello che abbiamo ascoltato sono le parole di un dottore, di un pediatra che è molto conosciuto in città. Stiamo parlando del dottor Ghirga, che tu hai incorporato all'interno della tua canzone intitolata Prison Carbone. Non lo so, ce la fai? Vogliamo spiegarla? Innanzitutto, come ti nasce l'idea della realizzazione di una canzone così, come è nata l'ispirazione? E poi come mai hai scelto il dottor Ghirga, ovvero di prendere le parole del dottor Ghirga e inserirle all'interno del testo? Guarda, parto dal dottor Ghirga, che è stato per lo più il mio pediatra da piccolo, perché soffrivo d'asma. Sì. E quindi ho deciso di metterlo insieme alla canzone, cioè perché ho sentito sto discorso, che l'ho ripreso da un'intervista di Beppe Grillo. Sì. E ho deciso di metterlo all'inizio della canzone, perché più o meno rispecchiava quello che comunque pensavo anch'io. Ovvero, vai, cerchiamo, perché purtroppo non la posso far ascoltare tutta. Sicuramente i curiosi dovranno intervenire il 26 luglio giù alla Marina. Però diamo un accenno: qual è il messaggio che tu hai attraverso la musica, che magari è lo strumento attraverso il quale riesci più a esprimerti? Proviamo magari a parlare, a volte è difficile. Io poi sono tipo di poche parole, apposta faccio rap, almeno. Dici, almeno ci riesci, però sicuramente. Cioè, da dire c'è tanto sull'inquinamento a Città Vecchia, non so, magari. Sì. Vai. Se mi fai una domanda qualcosa. No, dico, allora il dottor Ghirga l'hai scelto lui perché è stato il tuo pediatra e immagino che ti abbia aiutato tantissimo, poi lo sappiamo, è un medico che lo fa per passione, sì, quindi sono molte le persone che sono state da lui sostenute. Quindi tu, diciamo, è una sorta di sfogo, vivi male questa realtà, certo, ovvero la presenza di questa centrale, la presenza dell'inquinamento nella tua città, certo, il fatto che ti condiziona. Come un po' tutti poi alla fine. Anche se magari la maggior parte della gente non se ne accorge, perché comunque l'inquinamento, in questo caso il carbone, non è una pistola puntata in testa, è qualcosa che ti uccide piano, lento. Magari una persona muore di tumore, però muore di tumore, capito? Non dicono è morta di inquinamento. Certo. È un problema, cioè è un dramma che uccide lenti le persone senza farsene nemmeno accorgere. No, guarda, ti giuro, mi sto emozionando, perché la cosa bella è sapere che dei ragazzi che sono intorno ai 20 anni a volte sono molto più sensibili degli adulti di quelle che sono le problematiche che riguardano la nostra città. Quindi tu speri attraverso questa canzone di poter cambiare qualcosa, speri Ma che cambiare, qualcuno ti possa ascoltare. Sì, cioè, spero pure che magari chi l'ascolta possa aprire un attimo gli occhi e riflette. Cioè non mi aspetto chissà che, io l'ho fatta così, registrata al volo a casa, non pensavo nemmeno che magari veniva così ascoltata pure su YouTube. Quante visualizzazioni hai avuto su YouTube? Ma quasi, mi pare, 1.600 adesso sta. Ottimo, credo che fra poco, come cominceremo a promuoverla, Prison Carbone di Sedi, credo che cominceranno ad aumentare sempre di più le visualizzazioni. Speriamo, insomma, che possa servirti da trampolino di lancio. Allora ragazzi, purtroppo in radio i minuti scorrono rapidissimi e veloci, quindi qual è l'appello che volete fare? Volete che altri ragazzi vengano e Iscrivetevi in tanti, e ci fa piacere se voi vi iscrivete, così facciamo divertire la gente che sta alla Marina. Più persone siamo, è meglio. Quindi più persone siamo, più casino, più musica e più riuscite a far sentire quello, a trasmettere quello che è il vostro messaggio. Ricordiamo, fino al 23 luglio, come possono contattarvi? O sulla pagina Giovani della Pace Civitavecchia Facebook. O Comunità Sant'Egidio a via San Gallo, o se no contattare o a Matteo Ceccacci, Giorgio De Paolis o Etienne Russo, che ci sono i numeri su Gioventù Civitavecchiese. Bene, grazie. Diciamo che qui nel frattempo assisteva silenzioso, ma fra poco interverrà in diretta radiofonica anche Matteo Manunta, che è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, delegato alle politiche giovanili, che sta appoggiando questo progetto. Ragazzi, io vi ringrazio, vi do grazie un in voi. Bocca al lupo, grazie. E prego. Ci vediamo noi giovedì, perché proseguiremo con questo percorso. Avete ascoltato Radio Stella Città News. E quindi, dopo aver ascoltato tanta gioventù, dove sono andati? Via!
Ora ci sto io che riabbasso la media. Sono qui in compagnia di Matteo Manunta. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Matteo, delegato alle politiche giovanili della nuova amministrazione del Movimento 5 Stelle, nonché consigliere comunale. So che tu hai appoggiato molto questa iniziativa di questi giovani. Sì, sì. Io appena ho visto questo evento ho deciso di appoggiare in toto questa iniziativa, perché è importante che vengano affrontate delle tematiche come pace, lo stop alla violenza, la fratellanza, delle tematiche che non sono un po' andate perdute. Vero. È ancora più importante che vengano affrontate proprio dai giovani, da noi giovani. Ma guarda, io sono rimasta sconvolta, perché quando mi hai detto quanti anni avete? 17. Io ho detto, cipuffola, cioè ragazzi, i ragazzi di 17 anni hanno tanta energia e la stanno proprio indirizzando in un'ottima strada, perché secondo me attraverso la musica raggiungi molte ma molte persone. È importantissimo, sì, perché la musica è un mezzo comunicativo che forse va oltre. Vero. Può veramente propagare delle tematiche che non conosciamo più. È vero, è vero, guarda, è una cosa bella. Però adesso sei qui in questo momento di pausa caffè. Io ti dico, non ti conosco, come magari insieme a me anche tanti altri cittadini. Sì, sono in molti. Ma è normale, anche perché sei giovanissimo. Quanti anni hai? 21 anni. Quindi 21, pensate, cioè proprio magari giustamente usciamo, frequentiamo ambienti differenti, perché c'è anche una differenza di età, ma come me altre persone. Allora tu cosa fai nella vita, diciamo, mi permetto di chiedere? Studi, sei diplomato, stai facendo l'università, hai deciso di intraprendere un altro percorso? Vai, parlaci di te. Io sono uno studente universitario. Sì. Di scienze politiche e relazioni internazionali. Tra l'altro sono in piena sessione estiva d'esame. Il 17 avrò un esame, quindi bocca al lupo. Crepi il lupo. Guarda, la fortuna che hai avuto è che non c'è stata una bellissima estate, quindi hai rosicato un po' di meno nello stare sui libri. Esattamente. No, come dicevo, sono uno studente, un aspirante giornalista. Ecco. Io ho deciso di intraprendere, diciamo, questo percorso da consigliere comunale perché 2 anni fa, inizialmente, quando sono entrato nel Movimento 5 Stelle, mi sono detto: noi giovani dobbiamo fare qualcosa. Sì. Se non ci svegliamo noi, è finita. Ok. Non lo farà nessuno per noi. Questo è il momento, è finito il momento di delegare, è il momento di mettersi in gioco e fare qualcosa. Ho proprio cercato in tutti i modi di sentirmi quasi parte, cioè un portavoce della mia generazione. Certo. Della mia di 21, essendo 21enne, comunque sono giovane, quindi se non sei giovane te, io sono decrepita. Potrei rappresentare benissimo quelle che sono le problematiche di noi. Certo. Giovani, visto che finora siamo sempre quasi stati trattati come dei cittadini di serie B. Mm-hmm. Nessuno ha mai ascoltato le nostre esigenze, le nostre problematiche, quindi quello che voglio fare è essere proprio un punto di riferimento per i giovani. E tra l'altro proprio questo evento mi riempie proprio il cuore. Quando ho visto questi ragazzi che hanno affrontato queste tematiche, che affronteranno queste tematiche, veramente ne sono sollevato. Allora, dobbiamo andarne fieri, sì. Assolutamente. Poi la cosa che mi fa piacere è che arrivano richieste anche da Viterbo, quindi al di là di tutto, del messaggio che sia, questi rappresentano eventi che di promozione del territorio, che coinvolgono, che allargano quelli che sono i rapporti, che secondo me sono fondamentali e ci dovrebbero essere. Sì. Un pochino sempre. Esatto. Quindi senti Matteo, di energia ne vedo tanta in te. Sì. È bellissimo questo e spero veramente che tu riesca a incanalarla nel giusto modo e nelle corrette azioni. Quali sono, quando tu adesso hai iniziato a intraprendere questa strada da consigliere, i tuoi propositi, ovvero operativamente dici io voglio aiutare i giovani, appoggiarli in questo evento, poi che altri, quali sono i tuoi propositi? Sì, l'obiettivo principale di questa amministrazione, sì, la parola chiave sarà proprio partecipazione. Ok. Cercare proprio di coinvolgere i giovani in una nuova coscienza della città, di coinvolgerli proprio nella vita di Civitavecchia. Siamo già studiando dei progetti, io sto portando, sì, avanti tre progetti parallelamente. Si può anticipare, sì, qualcosa? Anticipiamo qualcosa, stiamo, scusa, sì, stiamo presentando il progetto per il bando della Cassa di Risparmio che si chiama Viaggiare in Rete. Viaggiare, sì, in Rete è già un progetto che è stato presentato 2 anni fa e anche alcuni anni fa in Madagascar e poi in Messico.
quest'anno abbiamo deciso di scegliere come rete, come luogo Lampedusa. Sì, infatti il progetto si chiamerà Viaggiare in Rete Italia. Che cosa consiste, diciamo? Scusami, magari non tutti lo conoscono. Viaggiare in Rete è un bando di scrittura e fotografia che porterà 4 ragazzi, in questo caso a Lampedusa. Lampedusa non è una scelta casuale. Lampedusa perché, ovviamente, perché è terra di culture diverse, e questo servirebbe anche ai giovani di togliere quel velo che forse c'è, perché Lampedusa è vista come, non come parte d'Italia, forse è una terra che non è lontana, che è lontana anche se fa parte di noi. Okay. Forse è veramente un territorio che vive delle problematiche che però non ci toccano da vicino. Certo. E poi per l'altro anche per la vocazione turistica che è stata mortificata dai fatti di cronaca. Infatti tutte le problematiche che ci sono per quanto riguarda l'obiettivo sarà Lampedusa. Proprio quello di toccare con mano la situazione. Ebbene, no, sono esperienze di vita che io consiglio assolutamente di fare. Poi altro, mai parlare di 3 progetti. Certo. Poi stiamo studiando un regolamento per gli artisti di strada. Ottimo. A giorni avrò un incontro con un'associazione che ci guiderà, ovviamente sapendo bene la tematica. Logico. Sì. E poi stiamo studiando invece un regolamento per la street art. Ah, ok, per la street art, che è un tipo di arte che a Civitavecchia ha difficoltà ad ingranare, però bravo, ce l'abbiamo avuto, abbiamo quei murales molto belli che hanno arredato dei palazzi che... Le idee sono molte, certo. Adesso cerchiamo di metterle in pratica e regolarizzarle, perché naturalmente purtroppo c'è anche il fenomeno della street art abusiva, che creano degli obbrobri. Questo sarà proprio un modo per regolarizzare, dare sfogo ai tanti ragazzi che praticano quest'arte. No, assolutamente. Senti, quindi la battuta che un po' mi viene è che io a volte ogni tanto strillo voi giovani, perché poi vabbè mi ci metto in mezzo pure io, però sono un pochino più grande. Ovvero, si vedono molti ragazzi che a volte fanno degli atti di vandalismo. Come pensi possiamo riuscire a sconfiggere o almeno ad attenuare questi fenomeni di mancanza di senso civico e soprattutto di rispetto per quella che è la propria città? Credo che tu ne conosca, perché ce ne avrai molti di coetanei che sono un pochino così. Sì, hai detto bene, questa è proprio mancanza di senso civico. Sì. Anche una mancanza di appartenenza. Perfetto. Alla vita della città, forse... Viviamo Civitavecchia come se non fosse nostra. Okay. Dobbiamo proprio riscoprire questo lato, che Civitavecchia è nostra. Quello che vediamo, quello che tocchiamo, quello che sentiamo ogni giorno è nostro. Quindi stiamo facendo un danno a noi stessi. Io infatti quello che dico, che poi ogni tanto vengo definito la moralizzatrice, è che fondamentalmente quello che c'è di pubblico sono il frutto delle nostre tasse. Certo. Perché sono i soldi pubblici che derivano proprio dagli introiti che vengono dalle tasse, da ICI, IMU, TASI, TARES, tutte queste sigle qui. Ma quindi c'è proprio bisogno di riscoprire questo senso d'appartenenza alla città. Okay. Cercheremo in tutti i modi di far conoscere Civitavecchia per la sua bellezza e per quello che può offrire. Perché veramente è un territorio che può offrire molto ed è stato mortificato in questi anni. È vero. Senti, cambiamo un pochino discorso un po' più leggero. Sei molto carino. Sei fidanzato? No, non sono fidanzato. Quindi sei in cerca di una ragazza, si può dire. Dai, magari se la trovi. Diciamolo. Quindi quando vedrete la foto sulla pagina di Facebook, già l'ho pubblicata, sappiate che... Un appello per cuori solitari. Che è single. Quindi comunque già il fatto che tu sia single, questo vuol dire che... ti puoi dedicare ancora e molto di più a quella che è l'attività istituzionale. Quali sono le tue prime impressioni entrando a Palazzo del Pincio? Diciamo che noi siamo passati dall'euforia per la vittoria a poi un impatto con quello che è la realtà. È vero, perché l'euforia è stata molta, poi ci siamo trovati subito ad affrontare le problematiche nel giro di pochi giorni. È così. L'impatto è stato molto positivo, diciamo che in questo senso è stato fatto anche un po' di terrorismo psicologico in campagna elettorale. Dicevano che eravamo incompetenti, che non sapevamo nemmeno dove fosse la Porta del Pincio. Abbiamo dimostrato subito di saper toccare con mano quella che era la realtà. Io poi, tra l'altro, comunque sono uno studente di scienze politiche, so bene quali sono le problematiche, so come, quali fili andare a toccare. Certo, io quello che dico, che ho detto anche ad altri, a volte sì, però magari forse quello che manca è un po' l'esperienza. Io infatti gli appelli che spesso faccio anche all'opposizione è cercate di fare opposizione costruttiva, perché magari, senza offese, però...
il diritto amministrativo, la burocrazia è ha un'infinità di nozioni, uno non può conoscerle Benissimo. Tutte. Quindi l'importante è partire da, come diceva Socrate, io so di non sapere, partire dal concetto di essere umili, mettersi lì, studiare e affrontare. Benissimo. Penso la voglia sì. di studiare a te non manchi, perché se fai l'università... Esattamente. No, ci siamo subito rimboccati sulle maniche, quindi stiamo lavorando. Infatti voglio proprio continuare con questo appello per l'opposizione, che sia un'opposizione costruttiva per il bene della città. Okay. Civitavecchia è quasi in macerie, sì, è quasi in macerie, è vero, lo sappiamo. Quindi non è più il momento di fare giochi o giochetti politici. Certo. È l'ora di lavorare per il bene della città. Di lavorare per il bene della città, bene. Senti, purtroppo il tempo a disposizione è terminato. Spero, insomma, di riaverti qui ospite a Radio Stella Città. Magari proprio quando hai... ora abbiamo visto che sono tre le proposte in corso sulle quali stai lavorando. Però immagino che tante altre proposte arriveranno e ti arriveranno anche da parte dei giovani, che penso... che tu sia disponibile ad accettarle. Certo, certamente. Come ho detto, la partecipazione è uno dei punti cardini della mia delega, di tutta l'amministrazione, quindi cercheremo di ascoltare tutte. Quindi, se lo incontrate per strada, non esitate a fermarlo e a fargli delle proposte. A rompermi le scatole, va benissimo. Io sono tutte orecchie. Non a mezzanotte, come capita a volte, ti telefonano, però ad orari decenti assolutamente sappiate che questo ragazzo, Matteo Manunta, delegato alle politiche giovanili, è disponibile ad accogliere proposte, come ha fatto anche con i ragazzi del concerto in collaborazione con la comunità Sant'Egidio. Ti ringrazio, Matteo. Grazie mille. Buona giornata e in bocca al lupo per il 17 luglio. Ciao.